questo seminario. Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto in questo seminario Gestire dati, informazioni e contenuti digitali. Come sapete, questo è il quinto webinar del ciclo dei webinar, come li abbiamo chiamati, martedì con le competenze digitali, con i quali vi terremo compagnia sino al 28 luglio. Come sapete, l'obiettivo di questi seminari è affrontare il tema dello sviluppo delle competenze digitali per la pubblica amministrazione, vedere quali sono quelle ritenute importanti nel syllabus delle competenze digitali, capire perché sono necessarie e raccontare anche qual è il percorso proposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Formes che collabora in questo progetto per lo sviluppo delle competenze digitali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Come sapete, ogni webinar del ciclo è dedicato ad una competenza. Le competenze individuate nel syllabus sono 11, infatti i seminari sono 11. Chiaramente, nei seminari online noi non possiamo trattare tutti i contenuti della competenza, diciamo che noi la logica è quella di fornire alcuni spunti, alcuni materiali nei quali, attraverso i quali potrete approfondire. Per tutto il resto, però, ci sarà la formazione che avverrà, come abbiamo detto, a partire dal mese di settembre. Quindi, vediamo subito di cosa parliamo nel seminario di oggi. Allora, con oggi affrontiamo l'area dati, informazioni e documenti informatici. Quindi, come vedete da questa slide, queste sono le aree individuate nel syllabus. Negli scorsi seminari abbiamo affrontato l'area 5, poi abbiamo affrontato l'area 2. Da oggi partiamo con l'area 1. Quindi, perché parliamo di dati? Perché tutti, diciamo, i dipendenti pubblici nel lavoro quotidiano raccolgono, elaborano, utilizzano dati, informazioni e documenti. Quindi, per far ciò, occorre saper utilizzare gli strumenti standard che ha a disposizione qualunque cittadino, tipo internet, ma bisogna anche saper usare e conoscere quali sono gli strumenti peculiari della pubblica amministrazione. Quindi, oggi noi vedremo in particolare l'aspetto della raccolta dei dati, della organizzazione e dell'archiviazione dei dati in modo funzionale ed efficace rispetto ai processi organizzativi della pubblica amministrazione. Nel prossimo webinar, quindi anche i prossimi due webinar saranno sempre dedicati all'area 1. Il prossimo affronterà il tema del documento informatico e gestione documentale, mentre nel terzo webinar dell'area parleremo della trasparenza e dei dati aperti. Nel seminario di oggi vedremo anche però il funzionamento della piattaforma tecnologica che è proprio a supporto di tutto il sistema del syllabus, che come sapete prevede oltre alla formazione anche l'assessment. Quindi vediamo il programma di oggi. Parleremo quindi con Arturo D'Antonio del Dipartimento della Funzione Pubblica, della piattaforma tecnologica appunto a supporto di tutto il sistema. Arturo D'Antonio ci racconterà anche le fasi del progetto e i diversi strumenti a disposizione delle pubbliche amministrazioni. Vedremo poi con Gigi Cogo, funzionario pubblico esperto in innovazione digitale, come gestire i dati, le informazioni e i contenuti digitali. Gigi l'avete già visto nel seminario scorso, anche oggi sarà il nostro esperto di riferimento. Come sempre, alla fine del seminario ci sarà una sessione di domande e risposte, quindi voi potrete inserire nel box domande e risposte le domande che avete sui contenuti. Allora, vi ricordo ancora solo una cosa. Cioè la registrazione del webinar e le presentazioni saranno disponibili già da questo pomeriggio sulla scheda dell'evento su Eventi.pa, mentre le presenze verranno attestate entro le 48 ore. Le domande che voi fate sul sistema del syllabus noi le utilizziamo per implementare le FAQ che sono disponibili sul sito. Dopo vi faccio vedere, vi ricordo anche il link. A questo punto non mi resta che augurarvi buon seminario. Do la parola ad Arturo D'Antonio. Arturo, attiva pure la tua webcam e il microfono, appena ti vedo in video scompaio. Prego Arturo. Perfetto. Vai Salve, Arturo. buongiorno a tutti. Sono Arturo D'Antonio dell'Ufficio Innovazione e Digitalizzazione del Dipartimento della Funzione Pubblica. Nell'ambito del progetto Competenze Digitali per la PA, io mi occupo in particolare di seguire lo sviluppo della piattaforma tecnologica per
è quello di cui vi parlerò questa mattina. Come sanno probabilmente molti di voi che hanno seguito i precedenti webinar o ci hanno seguito tramite il nostro sito www.competenzedigitali.gov.it, il progetto Competenze Digitali per la PA è un progetto piuttosto vasto che si articola in molte attività e molte deliverables. Qui ne ho rappresentati alcuni tra i principali, che sono appunto il syllabus, che probabilmente avete iniziato a conoscere, che stabilisce quali sono le aree di competenze, le competenze diciamo, che dovrebbero caratterizzare il bagaglio a disposizione dei dipendenti pubblici non specialisti ICT. È stata poi definita una metodologia di assessment da utilizzare, è stato quindi creato un dataset di domande collegato al syllabus, sono in corso di sviluppo i corsi di formazione che saranno resi disponibili anche attraverso la piattaforma, esiste un sito web che vi invito a consultare periodicamente, tramite il quale rimanere aggiornati sul progetto e delle linee guida rivolte all'amministrazione diciamo, per aiutarli e accompagnarli nell'adesione alla piattaforma e nell'utilizzarla nella maniera più efficace. Chiaramente la piattaforma tecnologica non è una finalità di questo progetto, ma è un mezzo per conseguire molte delle finalità del progetto, e poiché è un progetto che si pone l'obiettivo di poter raggiungere la platea più ampia di dipendenti pubblici e di fornire a tutti la stessa esperienza, è chiaramente un mezzo necessario. Per quanto riguarda quali sono gli aspetti principali che verranno implementati nella piattaforma, essa dovrà essere a supporto di un ciclo completo di prima valutazione, partendo da quello che vedete in alto a sinistra, quindi da un test di autovalutazione o assessment. Fornirà poi degli analytics sia al dipendente che al responsabile dell'amministrazione per valutare l'andamento dei test. In base al risultato dei test verranno proposti dei moduli formativi da un catalogo precedentemente preparato e la proposta sarà personalizzata in base all'esito dei test che avrete fatto e quindi al gap formativo che sarà rilevato dal test di assessment e sarà poi previsto un test di verifica post-formazione per valutare l'efficacia della formazione fruita e se il gap che era stato rilevato è stato colmato. Nello sviluppo della piattaforma stiamo seguendo un processo di sviluppo incrementale andando quindi a rilasciare man mano dei diciamo delle parti significative, delle funzionalità significative della piattaforma. Stiamo collaborando, abbiamo collaborato con pubblica amministrazione pilota sia per validare quello che è stato realizzato che per raccogliere feedback e migliorarlo. Questa è una timeline di massima di rilascio della piattaforma. Come vedete, c'è una fase pilota di cui vi ho accennato. Adesso siamo al primo rilascio e poi prevede gli sviluppi futuri col catalogo e le restanti funzionalità del ciclo che abbiamo appena visto. La fase pilota, come abbiamo detto, si è conclusa. Qui in questa slide vedete i numeri relativamente alle amministrazioni partecipanti e ai dipendenti che hanno partecipato e, come vi dicevo, è stata molto utile sia per validare la piattaforma che per migliorare gli strumenti di assessment, quali le domande e la stessa metodologia di assessment. E quindi ci ha aiutato a costruire una piattaforma migliore per l'amministrazione e per i dipendenti che la useranno in futuro. Il primo rilascio, che tornando diciamo allo stato attuale della piattaforma, prevede diciamo, le due macro funzionalità che ho evidenziato nella slide, quindi il test di assessment e degli analytics di base per i responsabili dell'APA. In questa fase l'accesso alla piattaforma non è ancora possibile per tutti i dipendenti pubblici e per tutte le amministrazioni, ma è ancora un accesso limitato e controllato. E però per tutti è disponibile una demo. Qui vi ho riportato diciamo, l'icona che potete trovare nella home page del nostro sito. Scorrendo un po' verso il basso trovate questa icona. Con questa potrete fare un test dimostrativo chiaramente semplificato con un numero di domande ridotte, che però vi permette un po' di capire questo flusso che vedete qui rappresentato dalle frecce, quindi avrete la possibilità di rispondere a alcune domande, avrete la visualizzazione dei risultati e anche dei corsi consigliati, chiaramente corsi diciamo finti di esempio per capire come funziona il flusso, come funzionerà il flusso complessivo della piattaforma. E il primo rilascio, che è quindi lo stato attuale della piattaforma, ha
principalmente queste funzionalità, come abbiamo detto, per il dipendente del test di assessment, per il referente dell'amministrazione, degli analytics di base e le funzionalità necessarie per poter utilizzare la piattaforma, quindi per poter abilitare e gestire i dipendenti. Adesso ci focalizziamo su queste tre macro funzionalità, partendo da quella che, diciamo, più interessa la maggior parte di voi, ovvero il test di assessment per il dipendente. Allora, in questa slide, con l'aiuto di questa slide, proverò a spiegarvi come funziona il test di assessment. Allora, il test di assessment innanzitutto è di tipo adattivo, vuol dire che non a tutti saranno somministrate lo stesso numero di domande, ma il numero di domande dipenderà da come rispondete. Come vedete, qui a sinistra questi cerchi rappresentano le cinque competenze del syllabus e le varie righe rappresentano le 11 competenze che sono associate alle aree di competenza. Il test inizierà dove trovate questa lista verde con scritto inizio, sottoponendomi quindi le prime due domande del livello di padronanza base della prima competenza. A questo punto ci sarà un primo snodo decisionale, rappresentato da questo rombo giallo. Ovvero la piattaforma andrà a valutare se il numero di risposte corrette da voi date è sufficiente per l'attribuzione del livello base oppure no. Nel caso in cui il numero di risposte corrette sia sufficiente, si prosegue in orizzontale, quindi vi verranno sottoposte le tre domande di livello intermedio della stessa competenza. Dopo queste tre domande, ancora una volta ci sarà questo punto di snodo decisionale per valutare se è possibile attribuirvi il livello intermedio oppure no. In caso positivo si va al livello avanzato. In ognuno di questi snodi decisionali, se invece la valutazione è che le risposte corrette non sono sufficienti per l'attribuzione del livello, si segue il percorso delineato da queste linee tratteggiate, cioè si ricomincia, si passa alla competenza successiva partendo dal livello base. Come capite, quindi, in base all'esito di ognuna di queste valutazioni, quindi dei rombi gialli, il numero di domande che vi saranno sottoposte può variare dal caso, diciamo, peggiore, nel senso che non è mai possibile conseguire nemmeno il livello base, in cui le domande che vi saranno sottoposte sono la somma delle domande previste nella prima colonna, a quello in cui vi saranno sottoposte tutte le domande previste in questa tabella, che sono 113. Al termine del test di assessment avrete chiaramente una visualizzazione dei risultati. Nella parte superiore di questa slide trovate uno screenshot della piattaforma che è relativo solo alla prima area di competenza, ma chiaramente prosegue illustrando nella stessa maniera i risultati anche delle restanti aree. Come vedete, in questo caso sono stati conseguiti risultati diversi. Nella prima competenza è stato reputato avanzato a livello di padronanza, nella seconda base, nella terza non è stato possibile raggiungere nemmeno il livello base. Pertanto trovate l'indicazione di quante domande erano previste e quante sono state risposte correttamente. Come potete vedere, ad esempio nel caso della prima competenza, nella prima riga, è stato attribuito il livello avanzato anche se l'utente non ha risposto al 100% delle domande. Come vedete, nel caso del livello intermedio erano previste tre domande e l'utente ha risposto correttamente a due. Non è quindi necessario rispondere al 100% delle domande in maniera corretta per l'attribuzione dei livelli. In questa tabella riportata nella parte inferiore della slide vedete la corrispondenza fra il numero di domande che prevede il livello di padronanza e quelle corrette necessarie per l'attribuzione del livello, che corrispondono grosso modo a una soglia del 60%. Con questo, diciamo, si conclude la parte relativa alle funzionalità principali dell'utente. Per quanto riguarda invece il responsabile della pubblica amministrazione, il responsabile avrà a disposizione degli analytics di base, quindi una reportistica di base per capire in che modo la piattaforma è utilizzata dai dipendenti della propria amministrazione. Qui vedete delle torte che rappresentano appunto il numero di dipendenti abilitati, cioè quanti dipendenti il responsabile ha deciso di abilitare per l'utilizzo della piattaforma e come sono distribuiti per genere e per età. Il numero dei dipendenti registrati, che come vedete è più basso, perché prevede poi un'azione attiva da parte del singolo dipendente.
di appunto completare la registrazione alla piattaforma fornendo una serie di indicazioni. Anche qui trovate delle torte con la rappresentazione sempre di dati aggregati relativi ai dipendenti che si sono registrati. Poi, sempre nell'Analytics di base a disposizione del responsabile della PA, ci sono dei report relativi all'esito dei test fatti dai dipendenti, eseguiti dai dipendenti. Qui trovate appunto uno screenshot della piattaforma relativa a due aree di competenza. Chiaramente in piattaforma sono disponibili per tutte e cinque le aree. In questi istogrammi, quindi, il responsabile vedrà soltanto quando un numero sufficiente di dipendenti della propria amministrazione avranno completato il test di assessment, quindi ad esempio se solo un dipendente ha completato il test non sarà disponibile questo grafico in modo da non rendere ricostruibile l'esito esatto del test del singolo dipendente, vedrà per ogni competenza come si sono distribuiti i propri dipendenti, quindi quanti non hanno raggiunto nemmeno il livello base, quanti livello base, intermedio ed avanzato. Siamo stati attenti nella progettazione chiaramente a considerare la privacy del dipendente. Questi dati che avete visto sono aggregati. Il referente dell'amministrazione non ha la possibilità di accedere ai risultati di dettaglio del test di assessment svolto dal singolo dipendente, che sono in possesso solo appunto del dipendente stesso. Inoltre, come abbiamo visto in qualche slide precedente, il responsabile della PA avrà la possibilità di poter abilitare e gestire i dipendenti in piattaforma. Questo gli consentirà di poter, ad esempio, iniziare con gruppi di utenti oppure respingere l'utilizzo della piattaforma in una certa fase, soltanto a categorie di utenti, che reputa strategicamente più interessanti, diciamo, per i quali reputa più interessante sottoporli ai test di assessment, ai corsi di formazione, oppure con un mix delle due modalità. È possibile abilitarli sia in maniera massiva, come vedete nella parte superiore, abilitando un intero dominio mail, che sarà quello della vostra amministrazione, oppure caricando, abilitando in piattaforma specifici utenti o gruppi di utenti, andando a definire quindi i singoli indirizzi mail. Con questo concludo, vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguire, a consultare il nostro sito qui nelle slide vi riporto l'indirizzo per gli aggiornamenti sull'iniziativa. Grazie ancora e buona giornata. Perfetto, grazie mille Arturo. Abbiamo approfondito quindi in particolare qualcosa sul sistema di assessment. Vi ricordo che l'adesione al syllabus, quindi al sistema complessivo, si fa a livello di amministrazione, non a livello di singolo dipendente. Infatti, come avete visto, Arturo ha fatto vedere anche tutti gli strumenti a disposizione del responsabile, in questo caso per la pubblica amministrazione. Lascio quindi la parola a Gigi Cogo su gestire dati, informazioni e contenuti digitali. Prego, Gigi. Grazie Roberta, buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar. Cercheremo, io ci proverò a stare nei tempi, ovviamente il tema ci porterebbe a spendere tanto e tanto tempo sull'analisi dei dati e delle informazioni, un tema che spero sia sentito e soprattutto abbia una certa attrattiva, si sente dire da più parti, se leggete anche i giornali o ascoltate alcuni opinionisti, che i dati sono il petrolio del nostro millennio. Ed effettivamente da questa considerazione dovremmo partire un po' tutti per dargli la giusta importanza e saperli utilizzare tutti i giorni. Ovviamente, in base appunto anche allo skill assessment di cui si parlava prima, ci sono momenti, situazioni, ruoli, ambiti nei quali magari ci vuole un livello anche più avanzato, specialmente per la parte di gestione, quindi non basta soltanto conoscere i dati, capirne la loro importanza, magari analizzarli, ma bisogna anche saperli trattare, presentare, gestire e mettere a disposizione per tantissimi usi, specialmente nella pubblica amministrazione. Poi noi con i dati dobbiamo tutti i giorni avere a che fare con degli standard, perché poi gli standard
permettono l'interoperabilità dei dati, no? Questo termine che vuol dire sostanzialmente che il patrimonio di dati che abbiamo a disposizione deve anche essere reso fruibile all'interno delle pubbliche amministrazioni con dei sistemi molto semplici e molto fluidi. Allora, perché è importante distinguere i dati dalle informazioni? Questa è una delle prime domande. Vedrete che cercherò un attimino di spiegarvi la differenza che c'è anche nel modo spesso di interpretare questi due termini. Poi cercheremo di capire anche quanto è importante il web e non lo è da oggi. Si parla di società dell'informazione ormai da quasi 30 anni, no? Poi è anche molto, ma molto importante capire come vengono organizzati i dati e informazioni all'interno delle organizzazioni, non soltanto le nostre che sono pubbliche, ma anche quelle private. Se ci pensate, noi viviamo ormai immersi nei dati, no? Fondamentalmente, quando anche ci approcciamo non solo come dipendenti pubblici, ma anche come semplici cittadini, spesso anche consumatori, pensate a quanti dati utilizziamo, quanti dati noi stessi produciamo semplicemente comprando qualcosa con l'e-commerce o chiacchierando con gli amici sui social network o semplicemente strisciando la nostra carta bancomat quando facciamo la spesa. E quindi tutti questi dati che noi utilizziamo, produciamo, analizziamo, alla fine ci dicono delle cose. Ci sono dei momenti nei quali bisognerebbe andare oltre le opinioni personali che ognuno di noi ha e analizzare effettivamente che cosa dicono i dati e da quei dati poi prendere le giuste decisioni. Se ci pensate, un grandissimo impulso al tema dei dati è stato dato proprio in questi ultimi mesi. Eravamo più o meno tutti ansiosi di aspettare le 6 del pomeriggio quando la Protezione Civile ci dava i dati della giornata e ancora oggi li aspettiamo, no? Perché? Perché in base a quei dati poi si potevano decidere le politiche, in questo caso o di contenimento o di prevenzione o eventualmente appunto di cura, no? Quindi i dati permettono poi di fare delle scelte e su questo ovviamente ci soffermeremo un po'. Quindi dato e informazione. Dato e informazione è la base di partenza e il livello anche base del syllabus cerca subito di introdurre quella che è una sostanziale differenza fra i due termini, no? A livello base è importante capire da subito che stiamo parlando di due cose differenti. Spesso, ma non per ignoranza, ma anche per abitudine, no? Vengono utilizzate come sinonimi, però non sono assolutamente dei sinonimi, perché il dato, di fatto è l'elemento di base, l'elemento, infatti viene detto appunto un elemento basico, un elemento poco significativo, no? Che non ha neanche bisogno di elaborazioni, no? Se io ad esempio in questo momento dicessi 193, probabilmente nessuno di voi sa che cosa io mi riferisca, no? E vi lascio con questo dubbio, no? Uno dice 193, chissà cosa ho voluto dire, ma l'importante è capire che ho dato un dato, ma non ho dato un'informazione, cioè questa simbologia, anche fatta di cifre, no? Che costruisce un numero, può assumere un significato nel momento in cui la accompagniamo con qualcos'altro, per cui ricordiamoci di questo 193. Quindi, di fatto, è una descrizione elementare, perché anche dire rosso rispetto a giallo vuol dire descrivere, un qualcosa, no? Quindi, di fatto, quando parliamo di dati, noi parliamo anche della reazione che hanno i nostri sensi, no? Di fatto vediamo delle cose, sentiamo delle cose, assaporiamo delle cose e gli diamo delle descrizioni, no? Possiamo dire che una cosa, è sapida, un
una cosa è lucente, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tutte queste simbologie poi noi riusciamo anche a descriverle con delle cifre, come nel caso del 193, o con dei colori, o con delle sensazioni, o con delle iconografie, no? Però a un certo punto, se a questi dati ci affianchiamo una descrizione di quel dato, no? E quindi un qualcosa che possa attribuire o aiutare ad attribuire, un significato più ampio per poter interpretare il dato, ecco che introduciamo un altro elemento, che è la descrizione del dato. Infatti, se io a quel numero 193, o anche a questo 45 che mi compare adesso e che mi dice che mancano 45 minuti, certo, io ci do questa importanza perché sopra qui c'è scritto conto alla rovescia, quello è l'attributo. Al 193 potrei metterci, ad esempio, un attributo che si chiama altezza. E allora uno può dire: ah, ma mi stai parlando di statura. Certo, ti ho attribuito a quel numero, a quella cifra, un qualcosa che possa accompagnarlo nella sua interpretazione. Ma di quali dati stiamo parlando? Stiamo parlando di tantissimi dati, cioè noi tutti i giorni abbiamo a che fare con tipologie vastissime di dati, no? Semplicemente quando facciamo la lista della spesa può essere un'annotazione, no? Inseriamo dei dati su una lista della spesa, quando rispondiamo a un sondaggio, no? Quando facciamo attività legate appunto ai numeri, no? Quindi facciamo dei conteggi piuttosto che prendiamo delle misure, o come tutti lavoriamo con sistemi anche più digitali, come possono essere appunto tabelline fatte con Excel, eccetera, eccetera. Ma anche i suoni sono dati, anche le registrazioni, la registrazione di oggi è un dato, le immagini stesse sono dei dati. Pensate solo al fatto che ogni volta, ve lo dico solo per diffondere un po' di conoscenza, no? Ogni volta che noi ci facciamo una foto su Instagram, che è uno dei tanti social network utilizzati, forse il più utilizzato per fare delle belle foto, beh, noi pensiamo che in quel momento al proprietario, a questa azienda che sta dietro a Instagram, sia così conveniente farci condividere l'immagine di un bel tramonto piuttosto che di un bellissimo prato verde, o come si usa spesso fotografare anche il cibo. Nel momento in cui noi fotografiamo questo, diamo dei dati a un qualcuno che sta dietro, quindi a un algoritmo informatico che spesso li associa alle descrizioni, ed ecco che torna l'elemento del descrittore, perché quelli che noi chiamiamo hashtag, che dicono sunset, tramonto, estate, estate 2020, eccetera, eccetera, nutrono delle macchine che poi, attraverso questa combinazione fra l'attributo e il dato, quindi fra l'immagine e quell'attribuzione che noi gli diamo, insegnano alle macchine ad offrirci magari dei suggerimenti per gli acquisti o per qualcos'altro. Quindi tutto è dato l'immagine, è dato il suono che ascoltiamo ogni volta che su Spotify cambiamo canzone, noi stiamo istruendo una macchina sui nostri gusti, no? Ma sono ovviamente poi anche tipologie di dati di tipo molto particolare. Chi si occupa, ad esempio, di lavorare con le cartografie utilizza i dati geografici, no? Come i GIS. Poi per discipline, chi si occupa di astronomia piuttosto che di farmacologia utilizza le sue tipologie di dati, no? Che sono i dati, ad esempio, degli elementi e delle sostanze farmaceutiche. E poi pensate a tutto quello che sta succedendo con tutta questa sensoristica che ormai ci pervade dappertutto, dalle telecamere, agli apricancelli, a tutti quei rilevatori che permettono di spegnere e accendere la luce, fare uno scambio semaforico, e chi più ne ha più ne metta. No, questo è il mondo dell'internet degli oggetti, no? L'internet degli oggetti che sostanzialmente permette a tutta una serie di cose che non siamo noi umani, quindi che non sono relative ai nostri sensi, ma comunque di produrre dati e di permettere poi a chi voglia raccogliere questi dati, a chi sappia raccogliere questi dati, di fare delle cose. Beh, ma perché ci interessa il dato, no? Vediamo di capire qual è l'attrattiva, no, del dato. Beh, spesso e volentieri
noi anche ci scontriamo, no? Vediamo come nascono i cosiddetti flame, no? Questi incendi di dibattiti sui social network con le opinioni, no? Io penso che, io ho sentito dire che, ecco, questo di fatto non è altro che un modo per descrivere un proprio sentimento, ma non è basato assolutamente sulla certezza, perché solo i dati dicono la verità. Perché in qualsiasi ambito, e mi dispiace tirar fuori di nuovo la tragedia che abbiamo vissuto in questi mesi, solo i dati ci dicono quanti sono i contaminati, quali sono in terapia intensiva, quanti hanno fatto il tampone. E vi ricordate tutta la polemica, no? Di quei, ad esempio anche dei detrattori, di quelli che dicono: ah, ma non è successo niente, è solo un'influenza, no? Ecco, solo i dati ci dicono se un'influenza qualche anno prima ha colpito di più o ha colpito di meno, no? Solo i dati ci dicono fondamentalmente quanti sono stati gli ammalati che sono entrati in terapia intensiva. Ma guardate, vale per tutto questo, no? Quando ci sono cose belle e quando ci sono cose brutte, quando nell'economia si genera ricchezza e quindi gli stipendi, i consumi vanno bene. E quando ad esempio ci sono carestie o ci sono migrazioni massive che creano scompensi, eccetera, eccetera, i dati ci dicono la verità. Il resto sono opinioni, sono soltanto persone che trasmettono un sentimento. E quindi cosa fanno le organizzazioni, siano esse pubbliche o private? Quando devono prendere le decisioni, non le possono prendere sui sentimenti o sulle intuizioni. Le possono prendere in base ai dati. Chi ha assistito al webinar che ho fatto la settimana scorsa, vi ricordate quando ho detto il CRM, no? Quel sistema che si nutre dei dati degli utenti, fondamentalmente ci dice delle cose, ci dice se gli utenti sono soddisfatti o meno soddisfatti di un servizio che eroghiamo. Ma cosa serve? A prendere una decisione, a cambiare, a fare delle cose migliori. Perché? Perché se i fatti, cioè i dati dicono la verità, grazie all'analisi dei dati, quindi innanzitutto grazie alla messa in disponibilità dei dati, dobbiamo prima averli i dati, cioè dobbiamo poterli usare per poterli analizzare, no? Poi possiamo prendere delle decisioni che riguardano la nostra organizzazione, ma riguardano la nostra vita. Noi, anche quando facciamo la spesa, utilizziamo i dati, perché sappiamo quanto ci manca in frigorifero e quanto abbiamo in portafoglio, e quelli sono fondamentalmente dei dati. Ma chi è quindi che potrebbe raccogliere i dati? Dov'è che andiamo a cercare i dati? E perché dobbiamo capire che ci sono differenze fra quelli che sono i cosiddetti fornitori, no? O i provider, come vengono oggi chiamati, dei dati? Beh, possiamo essere anche noi, perché la pubblica amministrazione, raccoglie tantissimi dati nell'operare, nel suo esercizio, nella gestione delle cose che fa, raccoglie dati quotidianamente di tutti i tipi. Poi vedremo alcune banche dati specifiche della pubblica amministrazione e sono tantissime. Quindi di solito i dati governativi, proprio perché sono gestiti dalla pubblica amministrazione, anche hanno un fondamento molto solido, perché sono dati che sono stati giustamente trattati con una certa cura, sia dal punto di vista che dalla raccolta, vengono anche trattati con una certa attenzione, perché noi abbiamo un grandissimo rispetto di quella che è la privacy, quindi stiamo molto attenti quando, ad esempio, incrociamo i dati e possiamo dare a loro dei significati, ma potrebbero anche essere dati che noi prendiamo da organizzazioni o senza scopo di lucro o addirittura non governative, no? Ci sono tantissime organizzazioni che curano ad esempio i malati in ambito di zone di guerra, e questi ci danno i dati non soltanto sulla mortalità, ma ad esempio su che tipo di cure servono, no? Quindi dobbiamo avere una fantasia tale nel capire che poi anche i privati, no? Anche questi signori come Amazon, no? Hanno dei dati, certo che hanno dei dati su tutto quello che a noi piace, su tutto quello che noi acquistiamo,
su tutto quello che noi preferiamo. E quindi tutto questo tipo di dati ci possono anche essere utili combinandoli, perché spesso per poter prendere decisioni non ci bastano solo i dati della pubblica amministrazione. Ovvio che qui nascono i primi ripensamenti, ma sì, ma i dati della pubblica amministrazione io ne posso fruire, dal mio computer accedo a delle banche dati senza spendere niente, se vado a chiederli ad Amazon piuttosto che a Facebook, ma magari mi chiedono dei soldi. Ed è certo, c'è una grossa differenza, perché questi lo fanno proprio per lavoro, per scopo di lucro. Tantissimi dati provengono dal mondo della ricerca, tutti i ricercatori che fanno analisi, che fanno sondaggi, che utilizzano i laboratori, specialmente in ambito universitario, il mondo della ricerca produce tantissimi dati perché fa tantissime simulazioni, fa statistica e molte volte li rilascia, quindi gli studi che vengono prodotti anche a questo livello potrebbero essere molto ma molto utili per il tipo di lavoro che facciamo. Quindi ampliare possibilmente il perimetro, e oggi il web ci permette di fare questo perché molti di questi dati che non sono di tipo governativo li possiamo trovare da altre parti. Ovvio che appena cominciamo a entrare in questo meccanismo, ed ecco perché lo metto anche un po' a livello intermedio, quindi non siamo solo dei consultatori, cioè non siamo solo persone che devono usare il dato per curiosità o per completare magari un elaborato, ma dobbiamo ad esempio definire una strategia, siamo chiamati a definire una strategia o ad avere una visione per determinare una scelta o un cambiamento, ovviamente dobbiamo anche prendere le giuste precauzioni, cioè capire effettivamente quei dati, oltre che da chi provengano, e quindi vedere se sono dati di tipo certificato, uno dei modi più semplici per trovare una certificazione è vedere chi li rilascia, se è un'università e sono nel sito dell'università, come se sono in una pubblica amministrazione, è chiaro che il dato è certificato. Spesso e volentieri, però, nel web, anche girando per i motori di ricerca, ci troviamo a navigare magari su siti perlomeno dubbi o perlomeno magari vestiti anche bene, no? Che si presentano molto bene, che ci offrono tanti dati, però non sappiamo se hanno la certificazione per poterlo fare. Quindi concetto di dataset, no? Spesso noi cerchiamo dataset, poi lo vedremo più avanti, è un elemento abbastanza circoscritto, no? Si delimita un ambito, mi interessano i dataset sui temporali, interessano i dataset sulle transazioni bancarie, interessano i dataset. Quindi quando vado alla ricerca di qualcosa di specifico, è chiaro che ho bisogno di verificare che prima l'organizzazione sia un'organizzazione di tipo certificata. E quindi possibilmente anche di nicchia, nel senso che noi siamo una nicchia come pubblica amministrazione quando ci rivolgiamo all'esterno, e il web, come sapete, è un territorio vasto dove partecipano tutti, pubblici, privati, dipendenti, profit, non profit, eccetera, eccetera. Devo muovermi con assoluta certezza che quei dati siano certificati e siano quelli utili alla ricerca, alla sperimentazione, magari alla progettazione che sto facendo. Ma un altro elemento molto fondamentale che spesso noi qui latitiamo, non lo facciamo, è che quando introduciamo dei dati che abbiamo preso all'esterno e li mettiamo in un elaborato, che può essere appunto una presentazione, un'infografica, non citiamo le fonti. Invece le fonti vanno citate, perché credo che se fossimo noi stessi ricercatori, comunque fossimo istituto che fa ricerca, pensate che ovviamente l'Istat, tanto per dirne uno di pubblico che fa tantissime ricerche, probabilmente gli seccherebbe un po' che i suoi dati non vengano citati, cioè che noi li mettiamo negli elaborati senza dire da dove li abbiamo presi. Citare la fonte non è soltanto un dovere, è anche un segno di intelligenza, vuol dire che sei andato a cercarli nel posto giusto e lo dici anche a quello che è il tuo target. E poi c'è una licenza. Cosa vuol dire una licenza? Cioè, quando giriamo su internet, tutto si può prendere e portare dentro i nostri documenti, i nostri elaborati? Assolutamente no. Bisogna vedere se quei dati possono essere riutilizzati. E
e se per riutilizzarli basta solo citare la fonte, attribuirne l'autorialità, o addirittura bisogna a volte pagare anche una piccola ricompensa a chi li ha elaborati per noi, perché la licenza spesso accompagna tutto quello che si trova su internet, anche quando cercate semplicemente un'immagine, perché l'immagine è un dato su Google. Cliccate su cerca immagini, la prima che vi piace la prendete e la mettete su un PowerPoint, magari lo presentate in pubblico. Attenzione, perché se quel fotografo ci ha messo una licenza che chiede l'attribuzione o comunque chiede il permesso prima di essere pubblicata, potreste anche andare nei guai. Quindi entriamo adesso nell'ambito delle banche dati, no? Perché poi i dati vengono raccolti su delle banche dati. Quindi pensiamo alle banche dati come dei grandi contenitori organizzati nei quali ovviamente noi possiamo o vogliamo avere accesso per poter fare le nostre attività. Quindi stiamo parlando veramente di una moltitudine di banche dati che possono essere dalle semplici enciclopedie o dizionari che hanno dei dati più semplici, dei concetti, delle parole, eccetera, eccetera, fino ai dati statistici, come vi ho detto prima, sono importantissimi per fare delle ricerche, ma soprattutto per elaborare dei progetti, no? Le quotazioni di borsa che ci dicono come sta andando l'economia, piuttosto che tutti gli annuari o anche le raccolte delle leggi, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, ce ne sono tantissimi. Vi invito a essere molto curiosi sul tema dei dati aperti, che tratteremo fra un pochino, che sono dati quasi sempre di provenienza pubblica amministrazione, quindi sono dati che produciamo noi vengono liberati perché possano essere utilizzati. Come vi pongo moltissima attenzione anche sul tema delle FAQ, che riprende un po' quello che avevo detto prima e il webinar che abbiamo fatto la settimana scorsa, anche le FAQ di fatto strutturate bene sono dei dati, sono di fatto quei dati che la pubblica amministrazione espone per fare problem solving rispetto alle istanze dei cittadini e per migliorare se stessa. E anche sulle banche dati, quindi tantissime sono le domande che ci dobbiamo fare sempre. Sono gratuite o a pagamento? Devo chiedere all'amministrazione magari di sottoscrivere un abbonamento, no? Come può essere un istituto o un'azienda che si occupa per conto nostro di ricercare e poi categorizzare e poi rendere fruibile facilmente, con un meccanismo spesso anche software, su internet, una banca dati. Tipicamente ad esempio di settore, no? Poi sono scaricabili dal web, cioè io posso andare sul web e tirarmi giù dei dati o ho bisogno di una particolare applicazione che magari solo attraverso quella, passando per una serie di meccanismi, sono tutte domande che ci dobbiamo fare perché spesso queste potrebbero o generare fatica o richiedere un aumento di competenze, ad esempio, o l'aiuto di qualcuno che ci possa introdurre a questi temi. Dobbiamo capire se sono ovviamente generaliste o tematiche, capire se stiamo lavorando in un settore di nicchia o se stiamo dando un contributo, ad esempio, alla politica nel prendere delle decisioni. Tanti sono le domande che dobbiamo farci quando ci buttiamo all'interno delle banche dati. Alcune le ho messe qui e ne ho evidenziate un paio fra le più significative. Sono anche di uso quotidiano, perché ad esempio, per ricollegarmi alla lezione che ha fatto il collega Pasquale la settimana scorsa, il domicilio digitale è già bello esposto in una banca dati che si chiama indicepa.gov.it, nella quale troviamo ad esempio tutte le PEC delle pubbliche amministrazioni. Come molto, ma molto importante, ancora poco conosciuta perché non sono tantissimi gli enti che hanno avuto accesso, c'è anche l'anagrafe nazionale della popolazione residente. Immagino che anche come cittadini dovremmo essere curiosi e andare a vedere se il nostro comune ha accettato questa sfida di portare l'anagrafe a livello centrale e perché si fa una banca dati centrale delle anagrafi. Perché ovviamente permette poi attraverso la conoscenza di tutta la popolazione italiana alle altre applicazioni, agli altri servizi della pubblica amministrazione di non dover richiedere di volta in volta a ogni comune o comunello tutti, ad esempio,
gli atti sulla nascita, sulla morte, sul divorzio, sul matrimonio, eccetera, eccetera. Provate ad entrare su npr.it, vedete che è una banca dati da utilizzare sia da un punto di vista gov to gov, quindi fra amministrazioni, ma anche personalmente. Molti non sanno che, ad esempio, lì dentro si trovano tutte le autodichiarazioni, cioè lo stato di esistenza in vita, famosissimo, che una volta si andava a chiedere allo sportello. Adesso attraverso NPR è possibile accedere direttamente attraverso il web. E ovviamente poi ci sono quelle di settore, perché chi si occupa di temi giudiziari troverà tutto il casellario, chi ha a che fare con le pratiche automobilistiche, eccetera, eccetera. Proprio lì in fondo, l'ultimo esempio dei tanti che ci sono sulle banche dati della pubblica amministrazione, vi pongo l'attenzione proprio, vi prego di porre attenzione al grande portale nazionale dei dati aperti, che è gestito dall'Agenzia Digitale per l'Italia, che sostanzialmente mette a disposizione di chiunque, quindi di cittadini, ma anche di imprese, ma anche di altre amministrazioni, tutti i dati generati dalla pubblica amministrazione che possono essere resi aperti e fruibili a chiunque per qualsiasi tipo di utilizzo, che non sia per forza quello della pubblica amministrazione, ma che parte da un assunto molto semplice, visto che i dati che produciamo come pubblica amministrazione sono frutto della nostra gestione, la nostra gestione è pagata attraverso le tasse dei cittadini e delle imprese. Perché i cittadini e le imprese non possono prendersi questi dati per fare quelle cose che dicevamo prima, per fare analisi o per prendere delle decisioni? È un sito molto ma molto importante, vi si aprirà un mondo. Nel syllabus abbiamo trattato un capitoletto molto denso. Ed è non solo a livello di curiosità, ma veramente per esperienza di utilizzo che vi invito a frequentare. Arriviamo all'informazione. Quindi, dopo aver parlato dei dati, entriamo nell'ambito dell'informazione. Quindi l'informazione, questa società dell'informazione dove siamo immersi, è un qualcosa di diverso, di più ricco, di più ampio del dato. Dato, abbiamo detto, è l'elemento basico. L'informazione è un elemento più ricco, si parla spesso di enrichment, no? Di arricchimento, no? E da dove arriva l'arricchimento? Beh, innanzitutto dall'aumento dei dati e dalla messa in aggregazione dei dati. Quando noi abbiamo a disposizione più dati, abbiamo più informazioni, quindi più si amplia la conoscenza di dati, più si mettono insieme i dati, più si valorizza, no, il significato di quello che noi andiamo ad informarci, a consultare, poi anche ad elaborare. Quindi, mentre il dato ha un valore povero, l'informazione ha un valore molto ricco. E l'informazione è data dall'insieme, no? Cioè da quello che è il valore totale. Quando noi abbiamo pochi dati, come altezza 1,93, l'abbiamo detto prima, beh, il valore è ancora scarso, anche se abbiamo un attributo, o come si chiama effettivamente, metadato, perché il metadato è l'attributo del dato. Io ho metadato altezza e dato 1,93, ma mi dice poco. Se io vi dicessi anche un altro dato, che è Venezia, e ci mettessi il metadato città, avrei 1,93 città Venezia. Poi, se ci mettessi un altro dato, che potrebbe essere, ma dico delle stupidaggini mentre ve le sto elencando, funzionario Regione Veneto, syllabus, vedete quanti dati sto mettendo in webinar, formats, ma allora stai parlando di te, certo sto parlando di me, ovvio che sto parlando di me, ma vi sto dando ulteriori dati per costruire l'informazione, e questo lo fate tutti i giorni. Cioè, tutti i giorni mettete insieme più dati per poter dar significato a una persona, che può essere a un gruppo, a un'organizzazione, ma anche a un documento, ma anche a una ricerca, ma anche a uno studio. Più sono i dati, più l'insieme, che è sempre più ampio della somma stessa dei dati che mettiamo a disposizione, assume un valore. Okay? Questo che è chiamato il principio cosiddetto olistico o complesso di ispirazione aristotelica, è un principio che dobbiamo tenere sempre presente. Noi abbiamo bisogno di avere una quantità di
di dati tale per poter avere un'informazione di valore. E il valore non è dato dalla somma, ma è dato dal valore totale, che è l'insieme che va oltre la somma. E con questa slide volevo anche descrivervi un po' il processo di valorizzazione del dato verso l'informazione che porta alla conoscenza. Ci sono tanti elementi che vanno messi in gioco. Il dato entra in un processo di fatto, perché da elemento basico, piano piano, pensate come in questa immagine a una ricetta, metto insieme il dato zucchero con il dato uova e comincio ad avere un'informazione, oltre che un'informazione, scusate il gioco di parole, nel momento in cui tramite quei due elementi so che già posso fare qualcosa di appetibile, prima da solo magari no. E quindi l'informazione mi dice che sto costruendo una ricetta, poi la posso arricchire con una presentazione, quindi gli do anche dei connotati che siano interessanti, che di fatto lo facciano apprezzare. Quindi quando la torta viene decorata ed arricchita, ovviamente assume un valore ancora più ampio, ma il valore massimo è quando io la consumo, cioè quando la mangio, perché ne assumo tutta la conoscenza. Quindi di fatto quando io introito i dati e nel processo, dopo aver costruito l'informazione, aver dato la giusta, corretta presentazione, posso di fatto dire di essermi nutrito di quei dati e attraverso questa nutrizione poter poi operare delle scelte. Quindi gli insiemi di dati vanno interpretati, devono essere presentati in modo che siano comprensibili per il destinatario e dobbiamo sempre pensare che come noi vogliamo aumentare il valore della nostra conoscenza, quando gestiamo, presentiamo, mettiamo a disposizione dei dati, dobbiamo pensare che questo servizio lo dobbiamo fare anche per gli altri. Ovviamente, come dicevo prima, la metadatazione, quindi il descrittore che accompagna il dato, il cosiddetto metadato, permette di dare un valore più ampio al dato grezzo. Se, come vi dicevo prima, vi interessa e spero vi interessi il mondo dei dati aperti, spesso vi troverete di fronte a una produzione di dati aperti, quindi di messa proprio a disposizione di dataset pubblici anche sul portale governativo, che sono degli semplici elenchi o delle tabelline che contengono dei numeri, dei valori, magari possono contenere anche delle immagini, ma non hanno il descrittore, la metadatazione. Quindi di fatto sono dei dati grezzi, ma che non aiutano chiunque voglia fare delle cose a fare ovviamente dei prodotti, dei servizi o qualsiasi diavoleria. È sempre necessario accompagnare il dato con la metadatazione, con la sua descrizione. 1,93 altezza. Celesti occhi. Sesso maschile o femminile. La descrizione e il dato. Ricordatevi, la carta d'identità è l'esempio più semplice per capire la differenza fra dato e metadato. Da un lato abbiamo i metadati, altezza, sesso, colore degli occhi, e dall'altra abbiamo i dati. Ok? Quindi questo insieme di dati e metadati finalmente co costituisce quella che noi chiamiamo la banca dati, o in inglese, come siamo abituati a chiamarlo spesso, il database. Il database ovviamente è quello che utilizziamo tutti i giorni, lo utilizziamo lavorando per ricerche, anche per inserire dati, per estrapolarli, per fare le cosiddette query o report, eccetera, eccetera. E ovviamente qual è il più grande database mondiale al quale abbiamo accesso? Non è altro che internet, perché internet è diventato il web, ovviamente, è diventato il più grande database mondiale perché contiene tutto. Contiene fondamentalmente tutte quelle informazioni che una società sempre connessa e sempre produttiva, ok, riesce a mettere a disposizione della globalità degli interessati. Di diverso rispetto a quello che facciamo quando lavoriamo, internet permette di mischiare
dati gestiti da organizzazioni private o pubbliche con i dati gestiti dalle persone. Sono i dati che produciamo tutti i giorni facendo delle cose molto semplici, anche tenendo aperto il telefono con il GPS in modo che Google ci dica se c'è traffico per strada. Non è che Google abbia delle telecamere o dei sensori per dire quante persone, scusate, quante macchine stanno correndo in tangenziale. No, semplicemente utilizza i dati dei nostri GPS che abbiamo su tutti i telefoni. Ma la stessa cosa avviene quando facciamo le foto su Instagram o quando appunto parliamo bene o male di un prodotto o servizio social network. Questi sono chiamati gli user generated content, sono i contenuti quindi che noi mischiamo continuamente e che, badate bene, servono anche alla pubblica amministrazione perché spesso e volentieri sono quell'elemento dell'informazione che determina il cosiddetto sentiment, no? Quindi la reputazione, che cosa pensano di noi. Quindi quando cerchiamo sul web dobbiamo sapere che questa società dell'informazione è ormai un database organizzato, non organizzato, mischiato, interoperabile, cioè di tutti i colori, pubblico, privato, eccetera, eccetera, che permette di spesso e volentieri di farsi finalmente delle idee basate sulle giuste informazioni che sono frutto di aggregazione di dati di un certo tipo. E ovviamente dobbiamo pensare a questo nell'ottica di prendere delle decisioni. Noi non siamo chiamati solo a fare il nostro compito, il nostro lavoro non è solo adempimento. Noi ci occupiamo come pubblica amministrazione anche di politiche. Spesso e volentieri, se pensate dalle politiche europee a quelle nazionali, sono le strategie che chi governa poi porta in azioni concrete, ma quelle sono frutto di informazioni e di studio che poi devono determinare, ad esempio, i servizi che noi eroghiamo. E sono servizi che devono aumentare la qualità della vita, dei nostri utenti. Quindi bisogna saperlo usare bene questo web. Bisogna capire, se abbiamo a che fare appunto con un sito certificato, se abbiamo a che fare con un sito autorevole, perché spesso ci troviamo nella confusione, no? Cioè, come vedete, da un lato ci sono le fake, cioè ci sono quelli che, anche per profitto personale, tendono a irrorare e quindi a maltrattare questo amato web con notizie false e tendenziose, dall'altro ci sono invece i fatti. Convivono nello stesso ambiente, cioè lo stesso ambiente contiene il vero ed il falso. E quindi è ovvio che dobbiamo cominciare a discernere il buono dal cattivo, dobbiamo avere l'abilità per farlo. Qui vi metto alcune piccole raccomandazioni, ce ne sono tantissime, no? Cioè, come si fa a combattere le fake news? Beh, una battaglia epocale, no? Tecnicamente si può fare anche con degli strumenti, no? In gergo si dice il debunking, no? Cos'è il debunking? Quando noi scopriamo che una cosa non è vera, dobbiamo farla sapere perlomeno alla cerchia di utenti, ma come facciamo a sapere che non è vera? Beh, innanzitutto cominciamo a guardare l'indirizzo che c'è sul nostro navigatore, no? Deve avere ovviamente un prefisso che sia corretto, possibilmente anche con il protocollo HTTPS per cui sicuro, in modo che ci sia un certificato, che un'autorità dica guarda che sei su un sito vero, non è un sito trappola, no? Deve avere un suffisso, ad esempio noi abbiamo gov.it per tutti i nostri suffissi e sappiamo benissimo che quelli sono siti governativi, no? E altri suffissi, che sono ad esempio quelli edu, che sono quelli dell'università, beh, sto tranquillo, sono in un ambiente di ricerca. Quando cominciamo a entrare sui suffissi generalisti tipo IT e com, dobbiamo utilizzare altre strategie, no? Intanto visionare completamente il sito, non solo la pagina, no? Perché magari la pagina è proprio una pagina trabocchetto, quindi andare a vedere se poi tutto il sito è un sito buono, no? Per vedere se effettivamente da un punto di vista, ma proprio anche ontologico, si presenta in maniera discreta, sobria nel linguaggio, eccetera, eccetera, e se ha anche una ricchezza di informazioni, no? Poi, quando abbiamo raggiunto l'informazione, l'altro
trucco molto semplice è vedere che la stessa informazione, cioè provare a cercare che sia presente anche in altri siti, perché se la riportano più siti vuol dire che abbiamo la certezza che sia vera, però perlomeno se la troviamo in siti autorevoli o certificati è probabile che sia buona, no? Verificare la data spesso e volentieri è una cosa talmente banale, a me ogni tanto mi arrivano delle segnalazioni di link, hai visto, sì, era di 5 anni fa, gli dico, ah non ho guardato la data, no? Ed è una di quelle cose, scusate che ho schiacciato per errore, ed è una di quelle cose che sono talmente banali che non facciamo. E come vi dicevo prima, le fonti. Se vi dico abituiamoci noi a inserire le fonti ogni volta che prepariamo un elaborato, pretendiamolo anche dai siti web che visitiamo. Poi, reputazione dell'autore. Se è un articolo anonimo o se è una fonte di dati anonima, beh, meglio andare su una fonte che abbia una certa reputazione, dove chi l'ha prodotta ci mette anche la faccia, in modo che io possa andare a vedere se questa persona è una persona che ha una certa reputazione di cui mi posso fidare, no? Poi, ovviamente chiedere agli esperti, se abbiamo degli amici bravi su questi temi è sempre meglio chiedere, sai, ho trovato questa cosa, la vorrei utilizzare per il mio lavoro, che ne pensi? L'hai già utilizzato quel sito? Passaparola va sempre benissimo. Ovviamente il web è vero, ci tende a farci sprecare meno tempo, ma quante volte cerchiamo, cerchiamo, cerchiamo e non troviamo quello che cerchiamo perché magari è proprio la nicchia che ci interessa, perché questo è l'effetto moltiplicatore appunto dell'information overload, cioè del sovraccarico cognitivo, cioè che tutti dicono le stesse cose, che tutti riportano le stesse cose, che molti le arricchiscono con delle banalità e quindi si crea una certa ridondanza. Ovvio che possiamo limitare questo facendoci il nostro bel bookmark, cercando di mettere una stellina ai siti che utilizziamo per lavoro e quindi di considerarli autorevoli e certificati. Ok? Vado veloce perché vedo che il tempo scorre. Entriamo nel sistema informativo. Il sistema informativo è proprio la base del patrimonio di ogni organizzazione. Quel sistema che a prescindere dal fatto che sia digitale è necessario per poter organizzare le informazioni, no? Le informazioni organizzate permettono, ad esempio, se sono organizzate bene, di non cadere nella trappola di prima. Il web non è un sistema informativo organizzato, ecco perché c'è quel sovraccarico cognitivo. Se invece il sistema informativo è organizzato, è anche più facile estrarre le informazioni. Ovvio che oggi è difficile parlare di sistema informativo che non sia anche un sistema informatico, quasi sempre ormai coincidono. E quindi quali sono fondamentalmente gli elementi di base? No, sono quelli che permettono la raccolta di dati, ma permettono poi lo scambio fra vari dipartimenti, ad esempio, dei dati, no? Ma permettono soprattutto l'archiviazione nel tempo dei dati, perché il sistema informativo ha questo grande vantaggio che permette l'accumulo dei dati e la sua trattenuta nel tempo, perché ha lo scopo degli obiettivi che l'organizzazione ha. Quindi lì dentro noi ci mettiamo tutto, paghe, stipendi, documentale e chi più ne ha più ne metta. Certo, sapere analizzare il sistema informativo ci permette anche di estrarre dati e informazioni nel momento in cui dobbiamo prendere delle decisioni. Quali sono, quindi, vedete, questa piccola slide, ho cercato di mettere un po' gli elementi di base, no? Il sistema informativo aziendale è fatto da mezzi tecnici, perché ovviamente avremo i server, gli archivi che contengono tutti questi dati, abbiamo le persone, quindi gli umani che inseriscono, che li estraggono, che fanno le ricerche, i report, e poi i servizi, le procedure, le applicazioni, come volete chiamarle. Il sistema informativo può avere i suoi connettori verso l'ambiente esterno, clienti, fornitori, utenti nel caso nostro, e l'ambiente interno, perché anche noi produciamo da sgrisciare il badge per la mensa, il protocollo piuttosto che al bilancio, chi più ne ha più ne ha. E tutti questi dati, quelli esterni e quelli interni, vanno all'interno del sistema informativo aziendale. Poi restituiscono alla fine, grazie appunto a questi mezzi tecnici, alla capacità delle persone e alle applicazioni, restituiscono quelle che vengono chiamate informazioni. Quindi abbiamo
elemento di input che è dato dall'ambiente interno ed esterno che genera dati che vanno nel sistema informativo e quale alla fine consegna le informazioni necessarie. Ed è importante conoscere come sono fatti i sistemi informativi. Nel syllabus abbiamo trattato anche qui un capitoletto abbastanza interessante che possa far capire ai dipendenti pubblici che un buon sistema informativo non serve solamente a quell'ente, ma serve a tutte le pubbliche amministrazioni che si interfacciano con esso e soprattutto serve a dare servizi più semplici, più snelli e più veloci ai cittadini, oltre che aumentare ovviamente la conoscenza anche di tipo interno, che spesso senza sistemi informativi una direzione, una struttura, un dipartimento, un ufficio spesso non sa che magari un altro ufficio ha già fatto una ricerca, ha già raccolto dei dati, ha già delle informazioni pronte. Il sistema informativo questo ce lo dice. Cosa vuol dire prendere decisioni in base ai dati o appunto fare government, quindi fare politiche pubbliche attraverso l'utilizzo dei dati? Beh, innanzitutto è importante aprire i dati, quindi questa è la sfida, ormai sono 10 anni che in tutte le pubbliche amministrazioni si sta facendo una grossa attività di apertura dei dati, non è finita, in alcuni casi pochi non è però la base di tutto è proprio aprire i dati, quindi mettere questi dati in un formato che sia un formato aperto, in modo che tutti lo possano comprendere, non solo gli umani, ma anche le macchine, quindi anche gli altri sistemi. Presentarlo in modo comprensibile, in modo che non sia un dato, come vi ho detto prima, senza ad esempio gli attributi, ma che sia spesso e volentieri un dato già combinato, cioè che mi dia già un minimo di valore nell'atto della consultazione. So che sto cercando dei dati di tipo ambientale perché molte correlazioni me lo dicono. Far interagire con i dati portatori di interesse, di cosa hai bisogno, cosa ti serve, che tipo di analisi devi fare con questi dati, in modo che anche in base alla domanda posso scegliere quali dati aprire. Poi utilizzare le persone, scusate che ho sempre schiacciato la tastiera, le persone brave. Oggi si parla di persone, di strumenti, quindi di data science, di data analytics, di business intelligence, tutti questi professionisti che riescono in base ai dati a fare delle proiezioni, delle statistiche, delle analisi, delle predizioni. Si parla di analisi predittiva in base a tutti i dati che abbiamo. Ma attenzione, quando abbiamo fatto queste analisi, l'errore che spesso fanno le pubbliche amministrazioni è di dire: bello, ho visto i dati, gran bel rapporto, adesso ho capito. E quindi cosa fai? Niente, sto fermo. Se parliamo di data driven governance, parliamo anche di data decision, quindi bisogna decidere in base ai dati di operare un cambiamento. Quindi questa analisi dei dati deve servire per prendere decisioni strategiche che poi impattino su delle vere e proprie azioni. Il dato serve per cambiare strategia, per cambiare rapporto, per cambiare traiettoria, per migliorarsi. Quindi questa analisi predittiva di cui tanto si sente parlare consente in primis alle aziende, no? Se pensate ad Amazon, Amazon fa analisi predittiva guardando come noi giriamo sul suo sito e poi alla fine ci dice: guarda, ti propongo questo libro piuttosto che questo elettrodomestico, certo conosci tutto di me, quindi faccio una predizione, cioè mi permetto io di darti un suggerimento, no? E quindi anticipo e influenzo il tuo acquisto. Questo non possiamo farlo noi come organizzazione pubblica, però noi possiamo analizzare i dati per capire le tendenze, quindi capire che cosa potrebbe succedere, no? Quindi per poter pianificare magari una strategia di sostegno a quello che potrebbe succedere. Attenzione che se non lo facciamo noi, e vedo di chiudere veloce perché ho lo zero in rosso che mi minaccia. Se non lo facciamo noi, non abbiamo questo tipo di capacità previsionale, pensate ad esempio appunto agli allarmi ambientali, piuttosto che alla gestione del traffico di mezzi e di persone, potrebbero farlo cittadini più esperti. Perché oggi l'esperienza da parte delle persone, quando si parla di hacking, di civic hacking, no,
ci sono persone molto ma molto brave, alcune ve le ho messe anche in bibliografia che poi accompagna queste slide, con i dati che noi mettiamo a disposizione, sono in grado di produrre servizi sostitutivi a quelli che noi facciamo male. E quando si parla di hacking, attenzione, non dovete pensare al concetto negativo della parola hacking, perché hacking fondamentalmente vuol dire andare oltre. Cioè, per farla molto breve, spesso i giornalisti quando dicono ah, l'hacker è cattivo, il cracker è quello cattivo. L'hacker è una persona che vuole andare oltre. Cosa vuol dire andare oltre? Come se io andassi domani a comprare una lavatrice, quella lavatrice vado al supermercato, costa poco, però, che ne so, può usare solo un tipo di detersivo, consuma 3 kW e ci posso mettere solo 5 litri di, scusate, 5 kg di indumenti. L'hacker cosa fa? Porta a casa la lavatrice, prende il cacciavite, la smonta e a quel punto la rimonta in un altro modo, in modo che possa utilizzare qualsiasi tipo di detersivo, possa consumare molto meno e magari contenere 10 pantaloni in più, che ne so. Ecco, l'hacking è questo, quindi quando l'hacking diventa civico, non è più la mia lavatrice, ma io per la società, per la mia comunità, vado a fare delle cose che possono essere utili e che la pubblica amministrazione non ha fatto. Quindi se non prendiamo noi delle decisioni, non aiutiamo noi nelle scelte anche con dei servizi appropriati, è probabile che lo facciano degli organismi autonomi, come ad esempio i civic hacker o le comunità che fanno hacking civico con i dati che mettiamo a disposizione. Vi lascio un po' di bibliografia appunto sul tema dei dati aperti, sul tema dei diritti, sul fact-checking, che spero vi possa interessare un po' la l'infografia sul piano triennale dove trovate tutte le banche dati, non quelle che vi ho un pochino enunciato, come si può affrontare il tema appunto dell'analisi predittiva anche nella pubblica amministrazione e poi ovviamente un link al portale Open Data per capire come si può fare dati aperti anche se siete una piccola amministrazione. Io avrei finito, passo la parola agli organizzatori. Perfetto, grazie Gigi, sei stato molto chiaro. Allora, adesso i partecipanti hanno posto alcune domande che adesso ti inserirò nel box così le puoi leggere. Chiedo ai colleghi alla regia di rendermi disponibile il box per le domande. Ok, eccolo qua. Ok, no, allora aspetta, facciamo così. No, Gianluca, chiedevo il box note. Il box note nel quale io posso incollare le domande che abbiamo selezionato, grazie. Però nel frattempo, Gigi, posso leggertele. Allora, qua, c'è qualche domanda anche molto vasta. C'è chi chiede gradire un approfondimento sui dati sensibili. Quindi. Beh, ovviamente sì, beh, questa ci porterebbe veramente. Beh, nel syllabus ovviamente abbiamo trattato tutto il tema. Sapete che abbiamo di fatto transitato anche noi come tutti gli altri componenti della Commissione europea sul GDPR, quindi di fatto abbiamo istituito in ogni amministrazione un responsabile dei dati che trattiamo laddove quei dati possono avere riferimento a delle persone o a delle attività che fanno le persone in modo ovviamente personale e sensibile. È una materia talmente vasta quella del GDPR che vi invito solamente a leggere l'approfondimento, è quello ovviamente, l'approfondimento sta all'interno del syllabus. Anzi, credo che di webinar solo sul GDPR, anche forme ce ne abbia fatti molti, se fate un giro su EventiPA ne trovate con ottime anche spiegazioni da parte dei cosiddetti legulei, dagli avvocati del settore. Per quanto mi riguarda, l'unica roba veramente importante che
mi annoto io per quanto riguarda l'estensione dei dati aperti, ovviamente i dati aperti non possono e non debbono riportare nessun riferimento che possa indurre chiunque acceda a dati della pubblica amministrazione a persone o a comportamenti. Questo è vietato dalla legge. E quindi troverete sempre dati dissociati dalle persone, sono dati quindi non personali e non sensibili, dati aperti non possono assolutamente contare questo tipo di comunicazione. Perfetto, grazie Gigi. Allora, l'insieme di dati è necessariamente da considerare alla luce del principio olistico, oppure può essere visto come la somma completa delle singole parti. Beh, allora, il principio olistico è quello che porta ovviamente al valore estremo. Però ricordiamoci, ad esempio, non ho avuto il tempo di trattarlo, ma è uno degli elementi che mi interessano anche per studio, esiste anche tutto un mondo che è il mondo dei microdata. Ad esempio, quando si fanno analisi statistiche, come il censimento, entra in un ambito molto piccolo, che può essere una comunità o addirittura una famiglia, o addirittura un'abitazione, o addirittura una persona, no? Ecco, lo studio di microdata spesso e volentieri dà anche quello un valore veramente estremo, perché entra proprio in un ambito molto specifico. Ovvio che uno, secondo il principio olistico, dice più dati ho, più conoscenza ho, però attenzione, che il principio olistico deve essere sempre rapportato al settore nel quale operiamo, perché se diventiamo dei tuttologi, probabilmente ne sappiamo un po' di tutto, ma non riusciamo a determinare magari le giuste strategie perché non abbiamo la conoscenza più diretta e più micro, appunto, più di microdata del settore nel quale ovviamente operiamo. Io vi dico una cosa che sembra un po' anche ovvia e scontata. Spesso e volentieri nella pubblica amministrazione, e questo vale anche per i dati, noi generiamo veramente dei campioni, come dico io, di verticalità, di competenze verticali. Magari c'è, che ne so, un medico che lavora in un'ASL, un ingegnere che lavora in un genio civile, i quali sanno tutto della loro materia e non hanno nessun principio olistico, cioè si interessano poco, anche perché magari stanno lavorando veramente tantissimo, alla loro nicchia, quindi sono bravissimi nel microdata e non hanno una visione olistica. Ecco, succede questo, bisogna spesso avere un minimo di conoscenza olistica a prescindere dal settore. È ovvio che bisogna avere una grandissima conoscenza di Assolutamente, micro secondo del me. settore se si può diventare degli specialisti. E su questo equilibrio si giocano cioè, la nostra capacità di destreggiarsi. Poi un'altra, Allora, hai altre non so domande se mi così coperta? sentite. No, oltre a quelle tre domande, no, non ce n'erano altre, Gigi, direi che sono arrivate queste. No, 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 lascia, non ti preoccupare. Allora, direi che possiamo concludere. Abbiamo approfittato anche della tua e della tua pazienza e di quella dei partecipanti. A questo punto vi do appuntamento al prossimo seminario che vi ricordo martedì prossimo 23 alle ore 12. Parleremo di documento informatico e gestione documentale. Le date dei webinar successivi sono pubblicate come sempre su Eventipia, mentre la registrazione e le slide del webinar di oggi le trovate già disponibili su Eventipia. Le presenze verranno attestate entro le 48 ore. Per ulteriori informazioni vi ricordo sempre il sito competenzedigitali.gov.it dove potete anche contattare il servizio di help desk o comunque consultare le FAQ che vi ripeto noi implementiamo ogni settimana in base alle domande che abbiamo ricevuto sul syllabus. Anche oggi ne sono arrivate diverse e integreremo le nostre FAQ. A questo punto vi ringrazio, ringrazio i relatori di oggi e vi do appuntamento al prossimo seminario. Arrivederci, buona giornata.